L'idea di fare un laboratorio dove dipingere le icone nella sezione dell'alta sorveglianza della casa circondariale di Bologna è nata dalla proposta di un detenuto 10 anni fa. Si è potuto realizzare grazie alla collaborazione di due componenti fondamentali: l'istituzione scolastica, rappresentata dal CNES di Castelmaggiore, che ha una sezione della propria scuola nell'ambito della casa circondariale, e dall'apporto del volontariato nella persona di Tonino, che ha messo le sue competenze a servizio dei detenuti. I detenuti sentono il bisogno di mostrare che, nonostante le difficoltà che ci sono nel carcere, si riesce a produrre qualcosa di positivo. La mostra ha proprio questo obiettivo. Nel carcere, che è un luogo di restrizione e di sofferenza, e di grande sofferenza, noi possiamo ancora sottolineare, è possibile, nonostante tutto, realizzare qualcosa di positivo. Fare un laboratorio dove dipingere le icone nella casa circondariale non è così semplice. Noi abbiamo potuto raggiungere degli obiettivi precisi grazie anche alla collaborazione degli agenti. L'obiettivo che noi ci siamo proposti è stato duplice. Da una parte quello di apprendere quello che è una procedura per dipingere le icone, dall'altro anche fare un approfondimento dal punto di vista più strettamente culturale, cioè il significato dell'immagine sacra, come si legge un'immagine sacra, il valore spirituale, possiamo dire anche, per usare una parola un po' altisonante, teologico dell'immagine. Tutto questo ha contribuito anche a stabilire un rapporto significativo con gli allievi, che appunto hanno risposto sempre, dal punto di vista anche umano, con molto calore e con molta partecipazione. L'attività si svolge durante l'ora di religione, con un progetto specifico approvato dal collegio e con, diciamo così, due obiettivi fondamentali: quello appunto di un apprendimento pratico e anche quello di un approfondimento culturale.